Breaking ideas, idee che rompono. È dalle 5 di questo pomeriggio che queste idee rompono. Ma che cosa rompono queste idee? Ce lo siamo chiesto? Io un'ipotesi ce l'ho. Le scatole sono definizioni. Nella vita noi abbiamo bisogno di definizioni, di schemi, di stereotipi. Perché ne abbiamo bisogno? Perché il mondo è molto complesso. E quando ci troviamo davanti a cose che non sappiamo interpretare, aumenta il nostro livello di stress. Si è parlato oggi molto di cervello e si è parlato molto del fatto che il cervello si è evoluto per rispondere a esigenze che avevamo milioni di anni fa. Milioni di anni fa lo stress era un grande problema perché molto spesso era generato da cose sconosciute ed erano pericoli di morte. Quindi il nostro cervello si è evoluto per gestire lo stress il più velocemente possibile. Quando non abbiamo le scatole, quando non abbiamo gli schemi, gli stereotipi, succede che il segnale del pericolo o dell'ignoto prende una cosiddetta via bassa e va direttamente su un pezzetto del nostro cervello che si chiama amigdala, che è un pezzetto primitivo, che è velocissimo nel gestirlo e nel reagire. Ma l'amigdala, nel fare questo, certe volte ci salva la vita. Molto più spesso, soprattutto oggi, commette degli errori. Prende il controllo di tutto il nostro cervello, ci fa sbagliare e ci fa sprecare risorse. Lo spreco di risorse non è una buona cosa per il nostro cervello. Quando abbiamo delle scatole, quando abbiamo delle definizioni, questo ci consente di prendere la via lunga, quindi le informazioni arrivano alla corteccia prefrontale, che è il cosiddetto boss buono della nostra testa, è quello che è capace di gestire l'informazione e farci ragionare e farci dare la risposta migliore. Quindi le scatole sono delle strategie che la nostra mente usa per rendere la realtà più semplice e per non dover fare tutte le volte la fatica di capire che cosa abbiamo davanti, di decidere e di scegliere. Quindi possiamo dire che le scatole semplificano, creano dei territori comuni in cui noi ci capiamo gli uni con gli altri, ma anche ci proteggono, ci fanno sentire protetti, ci fanno intuire e prevedere il comportamento degli altri. E in questo sono molto importanti alla sopravvivenza. In questo mondo però sempre di più le condizioni intorno a noi cambiano velocemente. Se le condizioni cambiano e le scatole restano uguali, succede che le scatole e quei muri che erano nati per proteggerci diventano delle barriere e ostruiscono il nostro pensiero, ostruiscono la nostra immaginazione, sono delle vere e proprie gabbie. Il grosso problema delle gabbie è che noi non ce ne accorgiamo che ce l'abbiamo nella testa, quindi ce l'abbiamo lì e non ci accorgiamo di averle. E se non sappiamo di averle è molto difficile romperle. Per questo facciamo un TEDx su chi le ha rotte. Come si fa? Io oggi vi devo spiegare come romperle queste scatole. Come si fa a rompere queste scatole? Come si fa ad accorgersi che qualche stereotipo è diventato inabilitante